Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Siamo in compagnia di due smartphone top di gamma, uno di casa Apple, iPhone 6 Plus, l'altro di casa Sony, Sony Xperia Z3. Due telefoni che mi stanno piacendo tantissimo, che ho usato molto e che sto usando come primo e secondo telefono. Sony Xperia Z3 risulta senza SIM perché sto testando un altro telefono e quindi l'ho dovuto mettere un attimo da parte. Abbiamo un 5.2 pollici rispetto a un 5.5 pollici di casa Cupertino. Le dimensioni sono effettivamente ben differenti. Abbiamo un Sony Xperia Z3 molto portabile e, come potete vedere, molto più piccolo rispetto al iPhone 6 Plus. Tuttavia, devo dire che anche l'iPhone 6 Plus, dopo ormai un mese di utilizzo, ci si abitua. Grazie anche al fatto che non è troppo largo, devo dire che nell'utilizzo quotidiano non risulta poi più di tanto scomodo. La scomodità è nella tasca del pantalone, perché questo dispositivo è veramente ingombrante in tasca, mentre un Sony Xperia Z3 si riesce ad usare tranquillamente. Lo schermo è bellissimo su entrambi i dispositivi. Andiamo a prendere le foto sia su uno che sull'altro dispositivo, se riusciamo, perché non trovo più le foto sul nostro iPhone 6 Plus, come hanno detto. Allora, arrivo, intanto. Eccoci qua, ok, le abbiamo trovate anche sul nostro iPhone 6 Plus. E vediamo subito che i neri sull'iPhone 6 sono più scuri, nel senso che abbiamo una minor differenza di colorazione tra il primo e il secondo nero, però sono neri neri, mentre sullo Z3 tendono leggermente al blu. Non so se si nota da questa inquadratura. I bianchi sono, aspettate che metto la luminosità al massimo anche su iPhone, no? Ok, i bianchi, dicevo, sono più bianchi invece secondo me sul Sony Xperia Z3, mentre quelli di iPhone sono leggermente tendenti al giallino in questo caso, ma sono veramente buonissimi entrambi i colori. Qui abbiamo dei colori fantastici su entrambi i dispositivi, sono pressoché identici, forse abbiamo dei blu un po' più pieni sul nostro Sony Xperia Z3 rispetto che ad iPhone 6 Plus. Comunque sia, due dispositivi che a livello di schermo sono veramente belli, entrambi Full HD 5.2 pollici, ripeto, Sony Xperia Z3 5.5 pollici il nostro iPhone 6 Plus. A capsula auricolare, qui iPhone 6 Plus è leggermente meglio, ma si sente benissimo su entrambi. I microfoni anche qua uguali, si sentivano praticamente in modo uguale dall'altra parte. Speaker, abbiamo un suono un po' più pulito sul Sony Xperia Z3, ma a livello di potenza, secondo me, testandolo, il Plus è leggermente meglio. Adesso farò partire una canzone casuale su iPhone 6 Plus. E devo dire che si sente molto bene. Adesso su Sony Xperia Z3 Spotify ha deciso di non andare, quindi farò partire una canzone casuale che c'è sul riproduttore di Sony, quindi non so cosa sia. Qua abbiamo due casse stereo, al contrario della mono di iPhone, e come potete sentire il suono è molto alto e più pulito, però a livello di potenza secondo me è più alto su iPhone 6 Plus. Poi a livello di fotocamera, qui abbiamo due fotocamere bellissime su entrambi i dispositivi. Devo dire che come punta e scatta è in automatico, è molto meglio l'iPhone 6 che scatta foto, secondo me veramente eccezionali. Molti mi criticano quando dico che l'iPhone 6 e 6 Plus sia uno dei migliori dispositivi a livello di punta e scatta che io abbia mai provato, ma mi fa ridere chi mi critica perché probabilmente non ha provato molti telefoni come punta e scatta. E poi andiamo a scattare la stessa foto con il nostro, però mettiamo in automatico perché abbiamo detto che le facciamo in automatico. Devo dire che comunque sia abbiamo due dispositivi molto molto buoni, però come potete vedere
Adesso non so se riuscite a notarlo effettivamente da questa foto, ma i bianchi sono resi molto meglio sull'iPhone 6 Plus e anche tutti i colori sono molto più naturali sull'iPhone 6 Plus. Quindi, ripeto, come punta e scatta, secondo me questo iPhone è uno dei migliori punta e scatta che io abbia mai provato. Poi, se vogliamo parlare di foto in manuale, qui iPhone in realtà non pensa proprio alle foto in manuale, ma Sony Xperia Z3 è impressionante, si va a avvicinare tantissimo al Nokia Lumia 930 o 1520, che secondo me a livello di fotocamera manuale è il migliore tutt'oggi. Insieme al 1020, vabbè, quello è ancora di più. Però, ripeto, due fotocamere molto molto buone. Sony che finalmente ha eliminato la compressione stratosferica che faceva sulle foto, che diventano così più pesanti, ma comunque sia molto più belle, anche se messe su un display più grande. Parliamo adesso di browser, andiamo a vedere come si comportano sul browser questi dispositivi. Andiamo quindi ad aprire il nostro sito Spazio iTech, vi ricordo di venire a trovarci e di leggere i nostri commenti. Abbiamo uno scrolling molto più controllato sull'iPhone, su Safari, mentre molto più libero, come potete vedere, su Chrome di Sony Xperia Z3. Zoom in, zoom out funziona benissimo su entrambi, qua è leggermente più fluido quello di iPhone. Doppio tap che funziona benissimo su entrambi. E poi nero su bianco sono veramente fantastici entrambi. Abbiamo dei bianchi più puliti secondo me su Z3, mentre dei neri più profondi su iPhone 6 Plus. Quindi alla fine, bene o male, si possono paragonare tranquillamente, sono molto molto simili. Diciamo che il Plus ha uno schermo da 5,5 pollici, quindi nella navigazione è leggermente più comodo. Entrambi non hanno il resizing del testo. Per quanto riguarda il gaming, andiamo ad aprire. Chiudiamo subito le applicazioni in background di tutti e due i telefoni in modo da fare una sfida alla pari. E andiamo ad aprire su entrambi i dispositivi il nostro Real Racing 3. L'ho aperto in contemporanea, più veloce iPhone 6 Plus nell'apertura. Vediamo se anche nel caricamento si comporterà meglio. No, ho sbagliato, ho aperto una notifica che mi è arrivata, scusate. Però vedete, più veloce nel caricamento iPhone 6 Plus, che tutti criticano per l'hardware che fa schifo, ma come fai a dire che l'iPhone 6 è più potente di altri telefoni? Ma ragazzi, ma li avete provati? Cioè io posso dire che sulla carta a livello di gigahertz, certo un Snapdragon 801 da 2,5 GHz quad core, sulla carta è sicuramente meglio di questo chipset A8, che è un dual core. Però ragazzi, vi assicuro che usando questo telefono mi rendo conto che Apple per il suo sistema operativo fa hardware che gira molto meglio di quello che fa Qualcomm o chi per esso per gli Android. Poi è ovvio che siccome li produce Apple e li studia direttamente sui suoi dispositivi gira alla perfezione, però è inutile che stiamo qua a discutere sul fatto che l'hardware dell'iPhone 6 Plus e dell'iPhone 6 si comporti meglio del Snapdragon 801 su altri dispositivi. Avete visto che su iPhone 6 Plus è veramente fluidissimo e non ha lag di nessun genere. Andiamo poi a prendere il nostro Sony Xperia Z3 e vi anticipo già che anche qui è fluidissimo il gioco. E non ha nessun tipo di problemi di rallentamenti. Certo è che il display, colori bellissimi, si può praticamente paragonare a quello di iPhone 6 Plus, ma è di 5,2 pollici, quindi anche nel gaming, secondo me, l'iPhone 6 Plus ha un qualcosa in più. Però anche dell'iPhone 6 Plus non mi piace il fatto che le cornici siano veramente eccessive. Vedete, anche qua sul curvone non abbiamo nessun tipo di lag, quindi abbiamo un dispositivo che anche per il gaming va benissimo. Cosa c'è che non mi piace di uno o dell'altro? Allora, del 6 Plus non mi piacciono le cornici, le dimensioni effettive, che per un 5,5 pollici devo dire sono eccessive. Del Sony non mi piace che nei giochi pesanti scaldi parecchio sul retro. Che altro? Non mi piacciono i tasti a schermo del Sony, così come dell'iPhone 6 Plus. Non mi fa impazzire il fatto che
Abbiamo per è comodo perché è molto più rapido che su Android, ma non possiamo mettere vibrazione o silenzioso e così via. Non abbiamo quindi un modo per poter selezionare entrambi come sugli Android. E poi non mi fa impazzire il fatto che su iOS purtroppo alcune applicazioni di Google non funzionano. Per esempio, ovviamente Android Wear con il nostro bellissimo Moto 360 non gira su iPhone, mentre su Z3 gira alla perfezione. Di questo Z3 mi piace tantissimo la fotocamera, come di iPhone 6 Plus, che ho fatto foto veramente bellissime. Ve ne prendo una, per esempio, da farvi vedere, che senza modificare, senza nulla, scattata a Bruges in Belgio. E vi faccio vedere che razza di foto è riuscita a scattarmi, se riesco a trovarla. E giudicate voi da questa foto come effettivamente si comporta a livello fotografico. Adesso qui non la trovo più, ovviamente, perché quando devo mostrare una foto scompare. Però vi assicuro che era stupenda. Eccola qua. Questa foto io l'ho scattata dall'iPhone 6 Plus. Adesso io qui per un effetto scenico l'ho girata, ossia abbiamo l'acqua sopra e il cielo sotto. Però vi assicuro che questa foto è impressionante. È il riflesso della realtà sul fiume che attraversa Bruges, e sembrano uguali sia sopra che sotto. È una foto spettacolare, così come ne ho fatte tante altre. Quindi, ripeto, a livello fotografico, come punta e scatta, secondo me questo iPhone 6 Plus ha veramente pochi rivali. Che altro? La cosa ottima di iPhone è il sistema operativo, è il fatto che gli aggiornamenti escano quando Apple decide di farli uscire per tutti, e non come Android che ci mette 20 anni a far uscire un aggiornamento per un telefono. Quindi due dispositivi veramente ottimi, dai prezzi diversi, perché comunque abbiamo un 600 euro rispetto, che potete acquistare su Brenovia, vi ricordo, rispetto a un 950 euro per un 64 giga plus. Quindi anche qua c'è un discorso da fare sul prezzo, quello che volete. Però io guardo i telefoni così come sono, e parlo di telefoni così come sono e così come li sto utilizzando. Penso di aver detto tutto riguardo a questi due dispositivi. Se volete qualsiasi altro tipo di informazione, scrivetecelo nei commenti al video. Noi cerchiamo sempre di rispondere nel più breve tempo immediato e a tutti. Quindi a presto, ciao a tutti da Daniele per Spazio Hi Tech.